apre il comitato elettorale di Maria Cristina Masi e Andrea De Priamo, candidati al Campidoglio. Allora, Maria Cristina, abbiamo sentito i candidati al municipio e hanno detto una cosa fondamentale: il dialogo con i cittadini. Poi però hanno anche detto il dialogo col Campidoglio, perché se da una parte senti i problemi del territorio, poi hai bisogno di una sponda per poterli rappresentare. Mi pare che il vostro impegno sia in questa direzione. Abbiamo scelto come slogan della nostra campagna elettorale proprio quello di riportare il litorale al centro delle politiche del Campidoglio. La nostra presenza in Assemblea Capitolina sarà proprio saremo i portavoce di questo territorio all'interno dell'assise del Campidoglio, perché è importante ricordare che il litorale non è una periferia qualunque, questo è un municipio particolarmente importante perché oltre ad avere tra l'altro Ostia e il mare ha anche un entroterra con dei quartieri che hanno delle problematiche diverse tra loro e che sicuramente dovranno essere affrontate con più sollecitudine da parte della nuova amministrazione rispetto a quanto è successo in questa. Quindi noi abbiamo preso un impegno chiaro con i cittadini del litorale, che è quello di rappresentarli bene all'interno dell'Assemblea Capitolina. Per questo ovviamente avremo una squadra anche in municipio che ci permetterà di continuare ad essere presenti nel territorio e soprattutto di lavorare bene in municipio come opposizione in questa fase abbiamo cercato di fare. Ecco, il messaggio è chiaro, ma rappresentare poi le cose in Campidoglio diventa comunque complicato, perché Roma è un gigante che non fa sconti, dove c'è da sgomitare per ottenere anche una parte di bilancio. Questa è l'esperienza degli anni passati. Ecco, come pensate di riuscire ad imporre un po' di più la vostra presenza all'interno di questo meccanismo? Ma noi pensiamo che Roma abbia bisogno, proprio per risolvere anche questo tipo di problemi di distanza da territori, in questo caso un territorio particolarmente importante proprio anche per Roma, per lo sviluppo di Roma come il litorale e tutto il decimo municipio, la risposta principale sia una riforma complessiva dei poteri della capitale, nella quale i municipi diventino dei veri e propri comuni metropolitani o comunque incomincino ad avere intanto una maggiore autonomia nel bilancio e nelle scelte importanti sul territorio. Quindi noi faremo quella battaglia e allo stesso tempo, però, forti di, in questo caso, parlando del decimo municipio, una squadra di candidati o comunque persone molto attive e operative sul territorio, e infatti avere su iniziativa di Maria Cristina in particolar modo un presidio in questa campagna elettorale, un comitato elettorale attivo proprio nel centro storico di Ostia, rappresenta sicuramente un aspetto importante dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista simbolico, il litorale al centro delle politiche del Campidoglio.